È un gruppo multinazionale italiano, quindi con sede vicino a Bologna in Italia, che da sempre, dalla nascita, quindi più di 40 anni fa, si è molto internazionalizzato, quindi oggi noi fatturiamo in Italia meno del 10% del nostro fatturato complessivo. E la grande distribuzione, il retail, è sicuramente il nostro mercato principale, oggi rappresenta quasi la metà del nostro fatturato. Gli altri mercati più importanti in ordine sono il mercato dell'industria manifatturiera, manufacturing, trasporti e logistica e tutto il mondo della sanità, l'healthcare, che è un mercato più piccolo, ma sicuramente quello oggi probabilmente anche un pochino più in crescita. Complessivamente Datalogic è un'azienda, diciamo, che sta andando molto bene, per fortuna, e, o anche per capacità. L'anno scorso siamo cresciuti molto, abbiamo superato per la prima volta nella nostra storia i 500 milioni di euro di fatturato, superato i 530 in realtà. E quest'anno stiamo continuando col trend, quindi siamo con una crescita diciamo decisamente molto positiva. Adesso abbiamo appena diciamo, comunicato i dati preliminari del terzo trimestre, siamo quotati in borsa, quindi chiaramente le comunicazioni vanno gestite con le giuste priorità, al mercato finanziario, con la giusta confidenzialità. Comunque stiamo parlando di crescite che, diciamo, come ordine di grandezza vanno vicino al 10% all'anno, 7-8% in questo momento, quindi crescite comunque molto buone e soprattutto con una profittabilità sempre molto buona, quindi siamo un'azienda che fa profitto, molto sana e che soprattutto reinveste moltissimo di questo profitto per lo sviluppo dell'azienda stessa. Noi oggi investiamo quasi il 10% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, abbiamo 450 circa ingegneri sparsi su molti diversi punti di ricerca e sviluppo nel mondo, i più importanti sono in Italia, ma Italia e Stati Uniti d'America, in due location diverse, sulla costa est e sulla costa ovest, sono i due più importanti poli, diciamo, di ricerca, ma abbiamo ricerca anche in Cina, abbiamo in Vietnam, vicino alle nostre fabbriche, e complessivamente, appunto, dicevo, abbiamo 450 circa ingegneri. E perché l'innovazione di prodotto è la chiave del nostro successo. Noi consideriamo nuovo un prodotto che è stato lanciato negli ultimi 24 mesi e fatturiamo, diciamo, più di un quarto, quasi un terzo del nostro fatturato annuale viene da quelli che noi chiamiamo prodotti nuovi. Quindi diciamo che l'innovazione è, diciamo, un nostro impegno e un nostro obbligo proprio nei confronti dei nostri clienti.